Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi mostrerò 5 trucchetti che sono sicura vi cambieranno la vita. Se conoscevate già qualche trucchetto che vi farò vedere, fatemelo sapere giù nei commenti. Ah, mi raccomando, non vi dimenticate di iscrivervi al canale per vedere altri video e se questa tipologia di video vi piace, lasciatemi dei mi piace, così ne farò degli altri. Il primo trucchetto è molto semplice. Se avete una penna, qualsiasi penna, non quindi solamente a Bic, qualsiasi tipo di penna, che non vi scrive, potete bruciacchiare la punta con un accendino e vedrete che sicuramente video dopo la penna scriverà. Il secondo trucchetto, quando io l'ho scoperto ci sono rimasta veramente di stucco. La matita si può cancellare anche con un semplice elastico, quindi se non avete a portata di mano una semplice gomma, basta quindi un semplice elastico per cancellare la matita. Il terzo trucchetto mi ha risolto veramente la vita, perché ogni volta che aprivo le lattine la cannuccia usciva sempre fuori spinta dal gas. Per far modo che non succeda, basta girare la linguetta, diciamo, della Coca-Cola in questo caso, e inserire la cannuccia nel buchino che c'è. Quel buchino è stato fatto apposta per questo motivo, non è solamente una questione decorativa. Il quarto trucchetto è molto semplice. Se non abbiamo quegli affarini di rigidi che servono a chiudere le buste, possiamo tranquillamente utilizzare una bottiglia di plastica, la parte superiore. Possiamo tagliarla appunto in questo modo e poi inseriamo la busta nella parte del tappo e richiudiamo poi il tappo. È anche comodo, volendo utilizzarlo, per poi versare tutto il contenuto semplicemente aprendo il tappo. Quinto e ultimo trucco che vi propongo oggi è semplicissimo e non so perché non ci ho mai pensato. Praticamente, penso che vi capita sempre, le collane messe nel portagioie, almeno a me capita sempre, si attorcigliano tutte quante e si fanno dei nodi pazzeschi. Ogni volta per metterle è veramente un casino. Quindi basta semplicemente prendere una cannuccia, mettere nella cannuccia la nostra collana e richiuderla. E possiamo tenerla così nel nostro portagioie. Quindi il video è finito qui, spero che vi sia piaciuto e sia stato utile. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao!